Marco e Venusia, responsabili per la CISV, ONG italiana, dei progetti sul turismo responsabile e sul miglioramento della sicurezza alimentare nella valle del fiume Senegal, tutti e due nel nord del paese. L'Africa per me è il contatto con le persone, l'autenticità dei rapporti umani, la possibilità di condividere l'esperienza con delle persone che hanno delle difficoltà, che vivono delle difficoltà tutti i giorni e quindi è un'esperienza talmente arricchente che ti permette di cambiare anche il modo di vedere la vita, di vedere certe situazioni e di rivedere in un certo senso i rapporti con gli altri. Ho trovato degli amici, sicuramente, ho imparato un lavoro e spesso, diciamo, tanta miseria. L'immagine che mi viene in mente sono questi ragazzi con i denti allungati e le gengive ritirate, perché questo è un sintomo della malnutrizione e se ne vedono tantissimi qua in Senegal. Quindi questo è il primo sintomo e poi vedo la sofferenza nella gente malata che appunto non ha i mezzi per potersi curare. Quali competenze ci sono? I dottori sono anche in gamba, però mancano i mezzi. Il Senegal si trova nella parte più occidentale del continente africano, bagnato dall'oceano ad ovest, toccato dal deserto che avanza ad est. 12 milioni circa di abitanti su un territorio grande due terzi dell'Italia, la maggior parte situata nella zona costiera, molto pescosa, e dove si trova anche la capitale, Dakar. La popolazione urbana è circa il 50%, con punte di 4.000 abitanti per chilometro quadrato, mentre nella zona ad est si arriva anche a 10 abitanti per chilometro quadrato. L'esodo rurale, tuttora esistente, è dovuto principalmente dall'aver coltivato il terreno negli anni passati solo con la monocoltura di arachidi, facendo così indebolire le proprietà del terreno, e da un forte disboscamento che ha intensificato la desertificazione. L'emigrazione di intere popolazioni che vivevano di agricoltura dalla zona interna del Senegal verso il mare ha portato all'abbandono progressivo delle campagne. Le prime emigrazioni all'estero iniziano negli anni 60 verso la Francia, dovute al boom economico europeo. Poi, a metà degli anni 80, iniziano anche verso l'Italia, soprattutto in Piemonte, dove risiede la più grande comunità senegalese. L'emigrante senegalese considera l'emigrazione come un fatto temporaneo. Per lo più gli uomini mantengono stretti legami con le famiglie in Senegal, impegnandosi a mantenerle con il proprio lavoro. Le rimesse totali che arrivano dagli emigranti sono notevoli e rappresentano, con i dati ufficiali delle transazioni bancarie, il 10-12% del PIL interno del paese, anche se con la crisi mondiale in atto questa somma è diminuita. Molte di queste famiglie vivono solo con queste rimesse e per l'economia senegalese è una grossa somma di denaro,
che fa comodo ad un paese ancora in via di sviluppo. La CISV, un'organizzazione non governativa italiana, lavora a stretto contatto con la comunità senegalese in Piemonte, dove risiede, con diversi progetti sia in Italia che nel paese d'origine. L'obiettivo del progetto STEP prevede la riduzione della povertà attraverso la promozione del turismo responsabile. Noi qua siamo in una casa di una famiglia che appartiene ad un'associazione che si chiama Associazione per lo sviluppo del quartiere di Kersen-Lugà, che ha come attività principale quella di accogliere i turisti per introdurli alla vita senegalese e per diciamo, fargli condividere quello che è la vita senegalese. L'obiettivo è appunto ottenere più reddito possibile per essere redistribuito all'interno del paese. L'obiettivo generale è quello di rafforzare e migliorare attraverso studi, formazione e anche realizzazione di infrastrutture la filiera del turismo responsabile, guidata in ogni sua fase e in ogni sua componente da Marco Robella, responsabile del CISV. Il turismo responsabile è positivo perché permette l'intensificazione degli scambi culturali fra le persone, tra persone diverse che vivono in luoghi lontani fra loro e che hanno culture differenti. Sono molto contenta di operare nel settore del turismo responsabile. I turisti che vengono in Senegal sono trattati come a casa loro, perché qui c'è pace e ospitalità. La regione di Lugà è tra le più povere del paese ed è anche il posto dove c'è la maggiore emigrazione all'estero, soprattutto verso l'Italia. Qui, nella città di Lugà, si tiene gratuitamente ogni anno il Festival Internazionale del Folklore e delle Percussioni. Africa, wa, wa, migigior, Africa. Tra il FESFOP, il turismo responsabile, e l'immigrazione clandestina c'è un rapporto molto attivo, perché il FESFOP crea l'evento culturale che permette alle famiglie di accogliere i turisti, ma allo stesso tempo, attraverso il turismo responsabile, il FESFOP dà delle alternative locali contro l'immigrazione clandestina, poiché quando i giovani, gli artisti, trovano del lavoro sul posto, non pensano più all'immigrazione clandestina. Attraverso il turismo responsabile si crea dunque il lavoro che riduce la povertà locale. Démontrer que l'Europe n'est plus cette terre promise, mais un mirage. L'Europe à partir d'où les Africains arrivaient à nourrir toute leur famille n'existe plus. Il faut détruire ce mythe. Il faut détruire ce mythe. Venusia Govetto, responsabile CISV, e il partner locale, l'ASESCAV, che associa 16.000 contadini, col progetto sul miglioramento della sicurezza alimentare nella valle del fiume Senegal, intendono stimolare e aumentare la produzione, creando così un aumento di reddito e di posti di lavoro, dando ai giovani un'alternativa valida all'emigrazione. Le associazioni dei contadini, per accedere al credito, hanno pensato ad un sistema davvero particolare. Questo tipo di finanziamento che si è sviluppato nella storia è un esempio unico, è veramente adattato alle esigenze dei contadini della zona. Infatti il finanziamento non avviene in liquidi, nel senso che i contadini non hanno diretto accesso ai soldi per poter comprare tutto il materiale di cui hanno bisogno, ma la cassa, la Mutuel, è in partenariato con un magazzino. Qui c'è un'organizzazione che si occupa proprio di procurare tutti i mezzi e i servizi di cui il contadino ha bisogno per realizzare la campagna agricola. Ad esempio qui abbiamo lo stoccaggio delle sementi. Queste non sono sementi qualunque, ma sono sementi certificate. Quindi vuol dire che la produzione è maggiore, c'è una garanzia sul rendimento.
del riso in questo caso. Il contadino può avere accesso anche a tutti i mezzi meccanici che servono per poter realizzare al meglio, in maniera più efficiente, l'attività sul campo. Una volta che l'attività, la campagna agricola si conclude, il contadino rimborsa in sacchi di riso, quindi una quantità di sacchi di riso che corrisponde al totale del finanziamento ricevuto. Dopo questo il rimborso, il riso viene stoccato in questi magazzini e successivamente c'è una compensazione tra il magazzino e l'istituto di credito che aveva accettato di rilasciare il credito al contadino. Turismo responsabile e miglioramento della sicurezza alimentare nella valle del fiume Senegal. Due progetti diversi che hanno lo stesso fine: ridistribuzione del reddito, lotta alla povertà e all'immigrazione clandestina. Come Marco e Venusia, due storie diverse che trovano in Senegal lo stesso fine e lo stesso inizio. Noi abbiamo deciso di sposarci in Senegal perché ci siamo conosciuti in Senegal, quindi aveva un certo senso fare matrimonio qua, e anche perché da un certo punto di vista logistico, tra Napoli, tra Sorrento e Piemonte e Montemagno, Lugacci sembrava il giusto mezzo. Quindi i parenti sono venuti qua e abbiamo celebrato il matrimonio qua sia in comune che in chiesa. I nostri colleghi sono stati felicissimi di vederci qui vestiti da sposi. Per loro è stato anche un onore poterci vedere insieme sull'altare, e anche per noi è stato bellissimo perché in quel momento abbiamo visto davvero quanto le persone ci amino qui in questo paese. Vous allez vous engager l'un envers l'autre, est-ce librement et sans contrainte? Plus fort. Oui. Merci. Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour tout? Oui, pour toute notre vie. Alors le jour du mariage c'était vraiment une grande joie pour moi. Il giorno del loro matrimonio è stata per me davvero una grande gioia, e non solo per me, ma per molti parrocchiani di St. Louis, in particolare di quelli che li conoscevano. È stato il compimento di un grandissimo progetto. E aspettavo questo giorno quanto loro, con molta gioia e serenità. Venusia, vuoi essere mia femme? Sì, je le veux. E tu, Marco, vuoi essere mio marito? Sì, je le veux. In chiesa perché la promessa che si fa davanti a Dio non ha lo stesso valore, almeno per quanto mi riguarda, della promessa che si fa davanti agli uomini. Diciamo, essendo credente, ha un certo significato sposarsi cristianamente in chiesa. L'impegno che si prende in chiesa è comunque un impegno più profondo. Marco, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Il premio per noi è stato un grande motivo d'orgoglio, perché in effetti è un riconoscimento per il lavoro che facciamo, ed è anche un segno di riconoscenza da parte della nostra organizzazione, la CISV, che con la nostra candidatura comunque ha riconosciuto quello che facciamo qui, e anche in considerazione del fatto che ci sono tantissimi volontari per la CISV nel mondo, e quindi davvero è un motivo d'orgoglio. Orgoglio per noi. Sì, è un motivo d'orgoglio, soprattutto perché non pensiamo di aver vinto da soli, ma di aver vinto insieme a tutti i nostri colleghi senegalesi innanzitutto,
e italiani, quindi al CISV in generale, quindi condividiamo questo premio con tutti quanti. Quindi noi diciamo sempre che il CISV è una famiglia e quindi abbiamo vinto tutti insieme, non sicuramente da soli. Se volete vivere un'esperienza unica e indimenticabile, venite in Africa, mettetevela alla disposizione degli altri e sappiate ascoltare. Sì, perché comunque è un'esperienza che ti permette di ricevere tanto, e, dando comunque il minimo. Si incontrano delle persone straordinarie che riescono a comunicarti tutte le emozioni che provano quando incontrano l'altro. Cioè, non venite in Africa con la presunzione di poter insegnare, ma venite in Africa con la presunzione di poter soprattutto imparare dagli altri. Sì, sono perfettamente d'accordo. Yeah.